Eccoci approdati da Viaggiare e Sorridere, tappa principale del nostro itinerario. Guardate in sala d'attesa quante persone. Si tratta di pazienti, principalmente italiani, che hanno trovato in questa realtà un punto di riferimento negli anni. Ma perché le persone scelgono questa clinica? Ne parliamo con Dritan Gremi, imprenditore founder di Viaggiare e Sorridere. Io sono uno di quei tanti emigranti che prese quella nave famosa negli anni 90 e emigrò in Italia. Difatti venivo qui a Tirana in Albania per fare le vacanze, avevo bisogno di fare qualche lavoro ai denti e da lì poi mi è iniziato tutto, ecco. Ho deciso di lasciare tutto quello che facevo in Italia e di iniziare una nuova storia qui in Albania. Viaggiare e Sorridere è nata 10 anni fa, la prima azienda in assoluto in Albania nell'ambito del turismo dentale e della salute. Nei anni contava soltanto un dipendente, quindi io. Oggi noi abbiamo quasi 60 dipendenti con un fatturato di più di 1 milione di euro. Dritan, che tipo di servizi offrite a livello medico e poi grande attenzione da parte vostra anche all'aspetto umano? Noi offriamo tutto ciò che riguarda i servizi dell'odontoiatria e della chirurgia estetica, in più tutti i servizi accessori che sono l'accoglienza all'aeroporto, il transfer da e per l'aeroporto, il soggiorno gratuito per 2 persone per tutta la durata delle cure, l'assistenza gratuita nella lingua italiana e le guide turistiche a Tirana e dintorni per tutti i nostri ospiti. Abbiamo garantito nell'arco degli anni la massima qualità degli interventi per i nostri pazienti. Difatti ci avvaliamo di medici specializzati nelle migliori università europee. Usiamo materiali di altissimo livello marcati CE. Tutti i nostri interventi sono assolutamente garantiti e certificati. Ora però sentiamo direttamente i protagonisti, coloro che hanno scelto Viaggiare e Sorridere, un connubio perfetto per la salute dentale, ma anche per trascorrere qualche giorno di relax in questo paese così affascinante. Facciamo allora una bella chiacchierata con i pazienti e facciamoci raccontare direttamente da loro cosa significa essere qui. Da Brugherio, un paese in provincia di Monza, Brianza, e sono venuto qua, diciamo, dopo aver fatto varie ricerche nella nostra zona, guardando un po' una trasmissione televisiva e internet, ho detto proviamo ad andare a fare una gita in Albania e mi sono trovato subito benissimo, un'accoglienza eccezionale e una preparazione veramente al top. Questa è l'ultima volta perché devo finire i lavori e poi ci tornerò comunque perché l'Albania mi piace e sicuramente ci tornerò, anche perché tipo questa volta mi sono portato mia sorella che aveva problemi di denti e in Italia era impossibilitata di poter fare le cure in quanto i prezzi sono esagerati secondo me. Per te quindi prima volta da Viaggiare e Sorridere, che aspettative hai, cosa immagini? Allora esatto, è la prima volta, io vengo da Pescara, Abruzzo, e l'impressione, ecco, io è la prima volta che vengo qui, l'impressione è incredibile perché il posto è bellissimo, vedo che l'igiene è curatissimo, non avevo possibilità di fare le cure a Pescara perché i prezzi proprio impossibili, dei preventivi impossibili per me, e qui invece ce la posso fare perché il prezzo è veramente conveniente. Ora vivremo un'esperienza molto importante perché tra poco una paziente sarà sottoposta a sedazione cosciente, tecnica di anestesia innovativa che favorisce il rilassamento e rende molto meno traumatico l'approccio con il dentista. La sedazione cosciente è una forma di anestesia che ha un effetto ansiolitico, quindi toglie l'ansia e la paura e produce un rilassamento che porta il paziente in una situazione di massima tranquillità. È una tecnica sicura ed efficace. Che diversamente dall'anestesia generale il paziente può tornare normalmente a casa dopo un'ora. Abbiamo percepito da questi racconti che la soddisfazione è davvero del 100%. Viaggiare e Sorridere cura circa 1500 pazienti all'anno. Solo nel 2018 noi abbiamo avuto una crescita del circa 120%, 3 del quale è destinato a crescere nei prossimi anni.
Ora è arrivato il momento di mostrarvi la realtà di Viaggiare e Sorridere e tutti i nostri progetti futuri. Come è successo nell'arco degli anni, Viaggiare e Sorridere si è sempre orientata verso lo sviluppo e l'evoluzione. Infatti qui sta sorgendo il nostro laboratorio odontotecnico, un investimento di 250.000 euro che sarà attrezzato da macchinari di ultima generazione, macchinari che garantiranno ancora una volta in più il livello e la qualità del nostro lavoro. Non solo cure dentali, ma anche ristorazione e buon cibo. Qui sorgerà il nostro nuovo ristorante, la Belle Nusseuse. Dove i clienti saranno davvero coccolati al 100%. Assolutamente, questo sarà il nostro fiore all'occhiello. Questo è l'Hotel Serenity, una delle nostre strutture ricettive dove facciamo accomodare gratuitamente i nostri pazienti. Dista soltanto 20 metri dalla clinica, come vedete la clinica è lì in fondo. Un hotel abbastanza comodo che garantisce un massimo comfort per i nostri pazienti. Ecco, questa villa è un'altra nostra struttura ricettiva dove facciamo accomodare sempre gratuitamente i nostri pazienti, la quale è stata impreziosita dalle opere d'arte di uno dei scultori più bravi dell'Albania, Agim Rada. Vi starete chiedendo com'è possibile tutto ciò, ovvero partendo proprio da zero. Eppure fare impresa in Albania è assolutamente possibile per i giovani imprenditori in cerca di successo. Adesso allora capiremo come e perché. La chiave del successo in una nuova startup, secondo il mio punto di vista, è frutto di due componenti molto importanti, l'amore e la passione. Il mio messaggio rivolto ai giovani è questo. Fate tutto con amore e con passione che il successo prima o poi arriva.